Ed eccoci qua, un nuovo giorno per il DLC Pokémon La Maschera Turchese. Credo che sia giunto il momento di andare a stanare Ogerpon e di restituirgli la maschera, sempre che il nonno abbia finito, certo. Allora, che sa dirmi della maschera? L'ha riparata, ma gli manca l'ultimo materiale. E che cos'è? Un pezzo di cristallo che si trova al lago Cristallio. Andiamo a prenderlo. Eccoci arrivati qua al lago. Allora, vediamo un po', come si prende questo pezzo di cristallo necessario? Devo provare. Ah, perché sta lì, devo parlare per forza con lei, certo. Anche se là ho visto qualcosa che non mi piaceva. A parte il frame rate, a parte quello. La gente dice che qui vi si può incontrare chi ha passato a miglior vita. Che bellezze. Mostrami come te la cavi nei tuffi. Chi, io? Da qualcun altro. Io non so notare. Vabbè, sì, certo. Oddio, chi è? È un terremoto. Beh, in una zona di mare è grave, eh. Milotic o Milotic? Ma non ricordavo Milotic o Milotic avesse gli occhi rossi. Devo essere sincero. Livello 73. Ah, ok. Forse una mano mi serve, sì. Ma poco poco. Vabbè, dai, sì, una mano mi serviva. Dai, diciamo di sì. Chissà se ci... Qua sicuramente bisogna portarci qualche Pokémon particolare. Di notte, con la luna piena. Il pezzo di cristallo. Ah, la profi, ciao. L'acqua del lago Cristallio emette onde con la stessa lunghezza di quelle dell'energia Terra Crystal. È pieno di cristalli, ci sono cristalli grossi come una casa. Che succede? La maschera. L'ha presa Riben. Ah, e perché? È perché... Ma figurati che gli ho detto dell'orco. Ehi, non... Non sono il tipo che spiffa le segrete ai 420, mi conosci bene? Dovrebbe stare qua. Ah, eccoti. Ciao. Cos'è, vuoi risvegliare i bene amici? Io prendo Fesandipiti. Ah, voi due lo sapete già, vero? Sapete che l'orco non era veramente cattivo. Chissà come fai a saperlo tu. La colpa era dei bene amici, quindi lo sapevi. Ascoltato, aurigliato. Siete come quelli del paese di secoli fa. Sapevate benissimo quanto mi piace l'orco della leggenda. Avete fatto finta di nulla e scommetto che quando non c'era ridevate pure alle mie spalle. Mo si immagina le cose, da ridere. Ma chi è che ride alle spalle? Queste sono le solite frasi stupide. Oggi mi sembri più strano del solito. È la luna. Se lottiamo e vinci, ti do la maschera. Se non lottiamo, ti attacchi. Wow. Dai un bel bacio alla Pokéball o mordila, decidi tu. Oh, finalmente Yan Mega, era ora. Facciamo una cosa veloce, eh. Ed infatti ha perso. Che devi fare con quei beni amici? Forse la mette ai beni amici? No, cavolo. È più arrabbiato di sua sorella. Si è fatto pure male. Aia, aia cipolla. Cavoli. Mi è sembrato che quel rumore provenisse dalle statue dei beni amici. E dunque, eccoli qua, i beni amici. Oh, Fesandipiti, che bello. Che volete? Andate a... No, guarda. Ma che fanno? Non lo so, sono animali, più o meno. Più che altro, mo bisogna vedere se bisogna catturarli. Ah, mi sa che possiamo catturarli tutti quanti alla fine, eh. Oddio, secondo me ci sono già delle mappe su come catturarli. Ma chi erano quei tre? I beni amici. Andiamoli dietro, quindi ora devo catturarli? Tutti e tre? Tutti e tre, forse. Eccomi qua, sono arrivato. Ah, allora, potreste state qui, Qua che c'è niente, c'era la Pokéball, se non erro. Guardali un po'. 3 contro 1. Lui è spaventatissimo, poverino. Ma poi sta a fare la chitarra, sta a fare, oh. Dai, cattivoni! Prendetevela un po' con uno come me. Ah, uno per volta? Ma, ci pensi tu primo.
Vabbè, ci sta. No. Psico, mi sa. Ma ora che ci siamo anche noi, vi faremo pentire di essere tornati al mondo. La scimmia. C'è culetto di fuori la scimmia. Ma è caruccio, esatto. Un orco bello. Tieni, signor orco. La nostra missione è chiara, siamo ufficialmente la squadra dei raccattamaschere. Il nome. Il nome è un po'. Come dire. E ci riprenderemo quelle maschere, con le buone o quelle cattive. Quindi dobbiamo per forza catturare o sconfiggere comunque i beni amici. Devo andarmi a ricaricare la squadra. Salve. Signorina, mi presento, mi chiamo Link, lei invece come si chiama? Questa si pensa che sia una discendente di Damon perché è letteralmente uguale. Io sono Lita, una viaggiatrice con una certa passione per la fotografia. Che bello. Oh, Growlithe di Hisui. Chissà come mai quel Growlithe non si è estinto. Beh, Growlithe più che altro si è estinto perché si è adattato agli ambienti nuovi e quindi essere di tipo roccia non gli serviva più. Questo è il tuo, è quello che devo fare per te perché... Avrei delle cose da fare tipo catturare 150 specie di Pokémon del Pokédex di Nordilio o cose così. Torna da me quando c'è... Ma perché? Che significa? Ma questo è il massimo di... Vabbè, senti. Io vado a cercare i beni amici. Sta a rilassarsi in mezzo ai glicini. Ah, Munchidori. Allora, non siamo partiti con il piede giusto. Guarda, è quell'arrogante di Munchidori. Ma è una mia impressione o ho aumentato di stazza? E in effetti si era un po' grosso. Oh, ora sì. Accipicchia. Potrò catturarlo però? O devo solo combatterlo? Guarda, gli provo a lanciare una un tipo ovviamente che è debole allo spettro. Catena tossica, quindi è veleno. Forse. Iperavvelenato. Spagorabbia è buio, quindi è psico. È una scimmietta psichica. I tipi non li so, non li ho ancora visti i tipi. Non è che mi sono voluti spoilerare, quindi. Direi che finisce qui allora. Ora mi rimane solo una domanda però, che scopriremo sicuramente ora. Per catturarli devo poi tornarci e combatterli una seconda volta. Cioè sì, col prossimo combattimento effettivamente verranno catturati. A meno che non si fanno catturare in automatico, ma dubito. È tornato piccolo. Ok, finisce così allora. Scappa, ovviamente scappa. E niente allora, però abbiamo la maschera a quanto pare, vero? Eh già. Bellina, è durata un attimo. Ok, ora ce la puoi dire meglio. Maschera pozzo recuperata. Ah, Okidoki sta qui che ci guarda. Aspetta che arriviamo, tranquillo, Anche lui avrà il potere dell'avvelenamento come l'altro? Probabilmente sì, grazie alla sciarpa. E allora, questo qui mi sa che... Ora non ho la terra perché non ho ricaricato Pokémon al centro Pokémon. Però posso aumentarmi l'attacco. Ah, la difesa? Vabbè, io vado di attacco speciale. Ah no, ce l'ho la terra. Bene, allora, canzone ardente, terra e via. Facciamogliela così. Fanno paura perché hanno anche attacchi spettro e buio. Quindi fare la terra è la cosa migliore perché almeno diventi di un tipo solo. Hai comunque il bonus dello stab dell'altro tipo, ma quando ti attaccano ne è solo uno, il che è perfetto. Beh, si è distrutto con le sue mani facendo tre volte zuffa. E possiamo recuperare anche l'altra maschera. Ok, questa sembra un pochino più tribale rispetto all'altra. Non è malvagia, Carina. Eccolo qua, Fesandipiti. Gli devo saltare in groppa, tipo, per chiamarlo, oppure basta che mi avvicino. No, basta che mi avvicino, ecco, ora proprio cadiamo come una pera cotta. Che bello. Oh, Fesandipiti è bello, raga.
Okidoki pure è bello, ma Munkidori non mi piace proprio. Che fa? Lui scappa? Ma per favore, ma vieni qui, dove vai? Ma si va a imboscare. Ah, grotta. Nella grotta, eh sì. Ah, eccoti qui. Che fai? Scappi ancora? Scappi? No, eh. Ah, bene, bene. E allora, com'è che si chiamava Fesandipiti? E che cavolo, che è sta moda che tutti diventano più grandi? Avrà mangiato anche lui le spezie speciali. Ed eccoci, l'ultimo dei tre beni amici. Lui aumenta di molto la sua velocità. A carineria ho paura. Ho paura di carineria, però ora sono solo tipo fuoco, quindi dovrei essere super, cioè no, super efficace, ma dovrei fargli male normale. Ma lui non dovrebbe farne abbastanza a me, perché fuoco contro il folletto riceve un danno non molto efficace. Ve ne incrocio per Fesandipiti, ma lanciafiamme che fa terminare la sfida. Ogerpon, Link, le abbiamo recuperate tutte! Ah, bellina questa. Maschera focolare recuperata. Quindi ora quei tre cattivoni non ti daranno più fastidio, immagino, visto che non hanno le maschere. Se potete portare l'orco al paese, sei sicuro? Voglio dire, la gente ha ancora paura. Ah, forse gli ha raccontato tutto. Quello l'orco e poi Ogrepan, allora esiste davvero. Ma tutto bene. Orco del Monte Orco. Anzi, piuttosto, venerabile Ogrepan. Per lungo tempo a Nordivia sei stato descritto nei nostri racconti come un essere malvagio. Ci dispiace dal profondo del cuore. Finisce anche la pioggia, un momento magico. Bene, siamo arrivati a casa, Ogrepan. Quindi ora puoi stare tranquilla, no? Ah, oh! Magari Ogerpon vuole venire con me, Link, sai? Anch'io vorrei avere Ogerpon con me! Ne avrebbe tutti i diritti più lui che noi. Lottiamo per decidere chi. Ah, capo, senti un po' una cosa. Hai rotto un pochino, eh? Eccola qua. Allora, Riben, posso ora accingermi a catturare Ogerpon? Eccoci qua, Ogerpon. Chissà se si metterà la maschera oppure no. Bellino! Questo è il vero potere di Ogerpon, sì! Ah, ma devo proprio sconfiggerlo, alberga memorie. Fa brillare la maschera focolare e il suo attacco aumenta. Quindi ora è tipo fuoco? Mi sa che devo confrontarmi contro tutte le maschere a questo punto. E forse tutte quante in fila, e sarebbe una lotta difficile con solo Croccomela davanti. Ogerpon diventa più forte ricordando le avventure che ha vissuto con te. Difesa speciale. Clava di diane. Wow, questa seconda forma di Ogerpon è stata molto molto difficile da mandare giù. Ho dovuto diminuirgli di 3 stadi l'attacco per prendere le liane che erano devastanti. Ok, ora cambia maschera. E diventa Okidoki.
Maschera fondamenta, certo. Poi c'è anche la maschera sua, se non sbaglio, no? Lava di liane. Ora dovrebbe essere roccia, vero? Eh già. Si tocca fare lo stesso giochetto dell'altro. Entra Maitiena, Maitiena va KO, entra un altro, revitalizza Maitiena, ritorna Maitiena e così via, fino a che non gli diminuisco di molto l'attacco, oppure si finisce clava di liane. Devo ammettere però che Maitiena con sbigo attacco ha fatto la sua parte. Ora lui ha solo schianto, colpo basso e campo erboso. Io, essendo tipo spettro, non può colpirmi né con schianto né con colpo basso. Devo solo aspettare che vada giù. Devo ammettere che catturare Buciena e poi farla evolvere per avere prepotenza è stata la mossa migliore che potessi fare. Altrimenti avrei dovuto perdere, cacciare tutta quanta la squadra buona e poi scombatterci. Ok, questa è l'ultima maschera ora. Vediamo un po' quanto sarà forte. È come se fosse un Terra Raid, ma senza il tempo che scade, per fortuna. Se no era un problema. Eccolo qua che va. Catturiamolo con una Chic Ball. Mi piace il colore. Ovviamente la cattura è al 100%. Una volta che lei l'hai battuto in quattro forme diverse, è anche giusto. È forte Ogrepon, è mica male. È dispettoso e ha una spiccata curiosità. Il tipo dell'energia che sfrutta per lottare dipende da quella contenuta nella maschera. Ah, ben fatto Link, ci sai fare, eh? Beh, grazie ai miei Pokémon, certo. Me ne prenderò cura di quell'Ogrepon, vai tranquillo. Ok. Vorrei solo essere come te. Non ti conviene. È un bimbo piccolo. Beh, direi che è giunto allora il momento di concludere anche questo episodio del DLC di Pokémon Violetto, la maschera turchese. Wow.